Buonasera a tutti. Beh, devo dire che questo palco fa venire abbastanza un senso di panico, già di suo un palco molto importante, tanto più per la persona che sta per entrare. Vado abbastanza breve, siamo oltre l'icona, siamo quasi alla leggenda. Ogni volta che la vedo mi emoziono un sacco, ogni volta che la incontro. Patti, bravo. Grazie a tutti per così poco. No, tu mi metti in imbarazzo. No, ascolta, a me tremano le gambe. Ho ripensato al nostro primo incontro più o meno 6 anni fa. Era un caldo atomico a Roma e vivevi ancora nell'altra casa, quella dove bisognava pigiare l'allarme dell'ascensore. Suonava l'allarme, però partiva l'ascensore e si arrivava direttamente a casa tua. E io una cosa semplice. E io salivo su questo ascensore sudato marcio, terrorizzato perché ti stavo per incontrare, e tu stavi cantando, cantavi il paradiso. Io salivo con questo ascensore, guardavo l'alto e sentivo il paradiso, alto, il paradiso. Mi si sono aperte le porte, tu eri con un kimono di chiffon e basta, perché faceva un caldo porco. E adesso seguiamoci. Sì, ma io da allora sono sempre terrorizzato. Io mi metto di qua e ti metti di là, giusto? Signori, è un piacere, speriamo che tutto mi piaccia. Un po' di luce. Spegniamo un po' di luci, grazie. E io e te, mi sento un po' Maravigner, così, tipo salotto. E io e te oggi vorrei raccontare un po' pezzetti di te, perché raccontare tutta la tua storia, diciamo che dovremmo stare qua 5 giorni, tutto il festival. Prima o poi dovrei farlo un film su di te. Dai, ci pensiamo su. Ci lavoriamo su? Esatto. Dai, bene. Vorrei raccontarti attraverso il cinema, che in qualche modo ti ha sempre un po' accarezzato, lambito, no? Fino al film che vedremo al termine di questa chiacchierata. Saremo brevi, vi ruberemo all'incirca 10 minuti, un quarto d'ora. Ed è la prima volta, ed è il tuo debutto sul grande schermo. Sì, una piccolissima cosa che faccio alla fine del film, ma del resto Panos mi ha così tanto coinvolto, a parte con la storia che mi piaceva molto, però mi diceva che se non c'ero io alla fine non faceva il film. Poi dopo lo chiediamo anche a lui, perché esatto. Ci raggiunge, perché poi ci raggiungerà. No, io vorrei capire il tuo rapporto con il cinema. Tu sei nata a Venezia, no? Nella tua autobiografia bla 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 racconti di quest'estate in cui tua nonna ti portava a Venezia, ti portava al Lido d'estate perché si andava a cercare un po' di sfuggire dalla calura del Canal Grande. Lido di Venezia, mostra del cinema. Qual era il tuo rapporto da bambina con i divi che arrivavano a Venezia? Eri una che andava al cinema? No, innanzitutto ero molto piccola e obiettivamente non avevo questa... Mi piaceva vedere questo movimento, questi signori, queste donne bellissime, però mi divertiva di più salire in terrazzo alle Cesso e sentire Don Marino Barreto che cantava queste cose, no? Comprando una Coca-Cola con il permesso del nonno. Però tu avevi una passione per Elvis Presley. Quando ero bambina alle elementari delle volte facevo manca, come si suol dire, e andavo a vedermi dei film al mattino. Per i milanesi sarebbe fare sega da scuola. Sega, scusate la volgarità, ma questa è. E quindi, era più che altro un divertimento, non era l'amore per il cinema. Però Elvis Presley ti piaceva? E certo, mi divertiva. Musicarelli tu non hai mai fatti? No, ho fatto una cosa, non mi ricordo, sia Ischia o Capri, ma di 3 secondi, ma non cantavo. E poi andavano di moda, no? In quegli anni, un po' sì, tutte le tue cose. Non avevo fatto parti o altro.
Poi il cinema in qualche modo suggerisce il tuo nome d'arte. Quando nel 65 tu sbarchi al Piper con un abito di Emilio Pucci rubato a tua madre, giusto? 66. Insomma, Nicoletta Strambelli non suona, serve un nome d'arte. Stavamo parlando perché al Conservatorio Benedetto Marcello a Venezia c'era anche Chiarini che insegnava tantissimo. E quindi una sera stavo con Crocetta e altri amici parlando di questo e quindi si arrivò a pensare ad Anime Prave. Allora tra l'altro c'era anche un giornale importante che si chiamava Pravo e c'erano i Provos, eccetera, c'erano movimenti con questi nomi. E si pensò di chiamare Pravo e poi c'erano un sacco di ragazze inglesi che si chiamavano Patti. Però c'entra anche Brigitte Bardot, no? Perché erano gli anni di Brigitte Bardot, BB serviva una risposta, una sorta di risposta italiana. Sì, ma BB è una cosa, BB è un'altra cosa, scusate. Beh, però alla fine Patti l'avevi scelto tu, no? Come nome? Sì, suonavo bene, non mi dava fastidio. Beh, devo dire che alla fine è un nome che ha funzionato, no? Mi pare. Beh, direi che ha fatto il suo dovere. Ha fatto il suo gran dovere. Alla fine degli anni 60 però arrivi ad un set che è quello dei Fratelli Taviani per i mitici leggendari Caroselli, perché l'Algida, sull'onda del trionfale successo di Patti, realizzò un gelato. Ma che gusto era il gelato Piper? Era una specie di ghiacciolo? Cos'era? No, era una cosa imbarazzantissima, perché praticamente era un cazzo finto. E dovevi tirare giù la cosa di plastica e poi mangiarci questo gelato. E non era il massimo della vita, obiettivamente, non può, come dire. No. Allora, spiegami un secondo. Cioè, i fratelli. Spiegami. I Fratelli Taviani, che sono quelli che hanno vinto l'Orso d'Oro l'anno scorso a Berlino, cioè dovevano girare lo spot in cui tu avevi a che fare con un cazzo di gelato? No, sì, quello era lo spot della promozione e poi si giravano i pezzi, Ragazzo Triste qui e là. Perché c'era il numero anche cantato, erano dei videoclip perfetti, erano molto divertenti. E poi per amor di aneddotica, su quel set debuttò poi un'attrice destinata a successo, no? Che era Ornella Muti. Sì, stava nei cartelloni lei. Un po' indietro. No, nei cartelloni nel senso che quando facevamo le registrazioni c'eravamo solamente io e il mio gruppo. Nelle foto dei cartelloni c'erano delle ragazze giovani e insieme a queste ragazze c'era Ornella. Poi nel 72, se non ricordo male, la Rai ti chiama. Ti chiama per uno sceneggiato assolutamente... Come Andromeda, dove tu dovevi fare te stessa il replicante, esatto. Con una parrucca nera. Anche. Tu arrivi... Io tra l'altro vidi l'originale, che era inglese, con un'attrice splendida, adesso non mi viene il nome, e dissi, beh, che bella cosa. Poi scoprì che volevano che rimanessi assolutamente senza nessuna emozione sul viso. Allora ho detto, se devo stare qua a non far niente, me ne vado. Ed è ciò che ho fatto. Però due giorni su set mi hai fatto. Quanto sei durata? Due giorni tipo? Ma una settimana. Ma vabbè, ma ci sarà del girato di questo A come Andromeda? L'avranno buttato. Dobbiamo recuperare A come Andromeda, cioè io voglio vederlo troppo. Guarda, non lo trovi neanche morto. Ci sei passato tu? Sì, l'avrò cancellato io. Poi, sempre negli anni 70, comincia un corteggiamento di fila e la signora dice di no a, nell'ordine, Vittorio De Sica, Il giardino dei Finzi Contini, giusto? Prima era professional reporter di Antonioni. Con Jack Nicholson. Che tra l'altro sarebbe stata una cosa facilissima da fare perché avrei dovuto interpretare me stessa alla fin fine. E però non potevo perché c'era un mondo in continuazione, avevo... concerti molto importanti, non era possibile fermarsi per mesi. Anche perché era l'anno, mi pare, di Pazza Idea, che ricordiamo essere stato il primo disco in Italia a vendere oltre 1 milione di copie. Certo. Quindi insomma eri abbastanza presa. E poi De Sica mi voleva per Finzi Contini e anche lì avevo
dove sto in Giappone. Però il provino l'avevi fatto? Sì, sì, sì. Vestita sì, da tennista. Vestita da tennista, imbarazzantissimo. Imbarazzantissimo. Ma cioè con gonnellino? Col gonnellino, terribile. Beh, insomma, hai delle belle gambe. Sì, sì, le gambe ce le ho carine, però non mi piace il gonnellino a pieghe. Preferisco degli shorts. E niente, però De Sica mi voleva comunque. E poi De Sica da quella volta ha pensato che io fossi una grande comica. Cosa che devo dire, nella vita mi riesce abbastanza bene. E poi arriva Fellini, che ce l'aveva con le tue tette. Eh sì, perché voleva fossero più grandi, adesso sarebbe felice. Però purtroppo sono cresciute tardi. Ti sei sviluppato tardi. Insomma, chiamiamolo così. Diciamolo così. Poi, io voglio dire una cosa a tutti i ragazzi che, giovani, e magari non conoscono proprio la tua storia. Io dico sempre, andatevi a rivedere quello che la signora ha fatto a Strix nel 78. Poi dopo parliamo di Lady Gaga, parliamo di Madonna, parliamo di tutti questi. Ma c'era qualcosa. Perché quelli... Davvero, è un invito che faccio ai più giovani. C'era, andate... anche una, c'era anche una premiatissima dove facevo delle cose eccezionali. Io non so perché non gira. Bisogna andarla a cercare dentro i social. Però ne vale la pena. Quelli erano veramente dei numeri, quasi erano dei mini film. Sì, sì, sì. Ballavo, facevo un po' di tutto, mimavo. Era molto interessante. Beh, Strix era un... Strix era bellissimo poi. Il regista, un grande amico... non c'erano problemi. Poi ci sei arrivata al cinema negli ultimi anni cantando delle colonne sonore di facendo film colonne sonore importanti, sì. Ozpetek, Brizzi, il sogno feci, e dentro il film c'era il pensiero stupendo, però sogno lo feci appositamente per lui. E poi aiutami, mi sono dimenticata Brizzi, esatto. Come bello far l'amore. Come bello far l'amore, esatto, di Zambrini. E poi è arrivata questa telefonata di questo signore greco. Esatto, Panos. Che direi di chiamare sul palco. Certo. Panos Putras. Vieni. Panos, je veux savoir comment tu as fait. Alors, elle a dit non à Antonioni, elle a dit non à De Sica, elle a dit oui à toi. Moi, je veux savoir comment tu as fait pour lui faire dire oui. Je sais que tu es resté plusieurs jours à Rome. Oui, mais peut-être elle n'avait pas très bien compris. Tu sais ce qu'elle mêlait. Non aveva capito molto bene, diciamo, il progetto. Je sais pas, moi c'était un truc très personnel, ça venait du cœur, c'était un truc très personnel. Et je me suis dit à mes productrices que s'il n'y aurait pas Patti Bravo, peut-être qu'on ne ferait pas le film. Era un progetto molto personale e la presenza di Patti era centrale, cioè senza Patti il film non si sarebbe fatto, perché tutto girava. Ma quando hai scritto il scenario, tu hai scritto pur Patti Bravo. Ah oui, ah oui. Donc, sans la pelle. Quindi l'ha scritto appositamente pensando a lei. Allora, je me suis pris, mais j'ai toujours fait mes films comme ça, un peu, on verra bien. Quindi li ha sempre scritti così e poi si prova, si tenta e in questo caso tu hai detto sì. E per forza, non l'avrebbe fatto. Allora, non potevo essere colpevole di una mancanza di un buon film. Allora, après je me suis dit, bon, on verra bien, et si, vous savez... J'ai découvert Patti Bravo quand j'étais avec Antonissima. Après, j'ai perdu. Après, j'étais punk. Très punk. Oui, oui, très. Beh, tu sais, dunque, la scoperta a Canzonissima, poi lui ha avuto una fase punk.
Mais je dois dire que Madame, elle n'a pas été punk, mais je pense la vraie rockstar italienne qu'on a, parce que ton histoire, c'est l'histoire d'une vraie rockstar. Oui. Qui a elle tout fait. Était punk. Elle était punk. Elle était punk. Non, il y a YouTube. Patti, il y a YouTube pour penser à un stupendo où tu as les cheveux. Ah, c'est. Oui. Ah, oui. Avec la machine à photo. C'est punk stylisé, mais comme c'est punk. Comme... C'est un vidéo su YouTube che vi invito a vedere. Era un Sam & Son. Me lo ricordo benissimo, in cui lei esce coi capelli altissimi e c'è, lo conoscono tutti. E c'è tipo Baudo che era francamente un po', perplesso. E gli hanno fotografato con la Polaroid, gli ho regalato la Polaroid. Fotografavi tipo Baudo e lui era tipo interdetto. E gli hanno... où elle fait pensiero stupendo avec un costume où elle est très... Et moi j'étais un David Bowie fan, mais... à mourir, enfin je... Ah oui. Si je pouvais chanter comme David Bowie, je ferais jamais du cinéma. Lui est un fan de David Bowie, se potesse cantare comme David Bowie, non avrebbe fatto cinema. Alors quand j'ai vu Patti Bravo chanter Pensiero Stupendo avec le costume, elle dit, ça c'est presque mieux que David Bowie. Sì. Quindi quando l'ha vista in questo video ho pensato che fosse meglio di David Bowie. Io direi che lasciamo il palco a questo film che uscirà in Italia il 28 di agosto e questa sera vi viene presentato in anteprima grazie a Officine Ubu e a Marcello Paolillo, a cui dovremmo fare un applauso a Officine, a Marcello. E guardiamo questo film che a Cannes è stato presentato a Cannes e ha avuto un grande successo. E ce lo guardiamo fino alla fine, perché alla fine vedremo lei. Patti, bravo. Merci, merci d'être venu. Vai e merci a... faccio, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. Et merci à ma famille italienne. C'est un film autour de famille. Et j'ai un peu de famille partout. È un film sulla famiglia e lui ha un po' di famiglia dappertutto. Et j'ai une famille plutôt romaine. Sì. Qui sont là. Oui. Et maintenant j'ai une plus grande famille avec Patti Bravo. Merci. Beh, voglio dire. Grazie a tutti, buona visione e un ultimo applauso a Patti Bravo. Grazie a tutti voi. Ciao. Ciao.